Lazio bella ma sprecona, batte anche la Dopina Neapolis mantenendo inviolato il proprio campo e confermando che, in casa propria, le biancocelesti sanno solo vincere. Contro le campane di Mister Mele, le Aquile di Selman vincono meritatamente, concedendosi qualche brivido di troppo nel finale a causa dei tanti errori nei primi 45 minuti di gioco dovuti al poco cinismo, ma anche alla tanta sfortuna. Pronti via e la Lazio è già pericolosa. Dopo poco più di un minuto di gioco è Pezzotti ad avere sul destro il pallone dell'1-0, ma a Balbi battuta è un salvataggio in estremis sulla linea di porta a negare il vantaggio alle padrone di casa. Un giro di lancette più tardi e il capitan Beralducci a ritagliarsi lo spazio per la seconda chance, ma Balbi è bravissima prima a deviare l'esterno del numero 7 di Sedeman, poi a ripetersi sul secondo tentativo di Coletta da pochi passi. Al 17esimo è sempre Beralducci a rendersi pericolosa. Il capitano biancoceleste parte sul filo dell'offside, entra in area e finisce a terra sul contrasto con Abicella. Il signor Petella fa cenno di continuare e non concede il penalty. Le occasioni sciupate rischiano di costare molto care alla Lazio al quarto d'ora, quando la Domina si affaccia minacciosamente dalle parti di Melis. È Polverini a infilarsi tra Pezzotti e Roversi, cercando il tocco sotto, che scavalca l'estremo difensore biancoceleste in uscita, ma ad impedire l'esultanza partenopea arriva la decisiva chiusura sulla linea di porta di Vaccari. Fiutato il pericolo, Lazio prova a ristabilire la supremazia territoriale già al 23esimo, con Coletta che scalta prendendo un'infila dalla retroguardia campana. La punta di Sedeman fa fuori Balbi in uscita, ma è capolongo a salvare la Domina spazzando il pallone proprio poco prima che quest'ultimo entri in rete. Per Coletta si tratta però delle prove generali, perché al 33esimo il gol finalmente arriva. Grassi affonda sulla destra, trovando la profondità giusta e mettendo a centro aria un pallone sul quale il numero 9 di Sedeman arriva prima di tutte, correggendo il rete e sbloccando meritatamente la gara. Prima dell'intervallo potrebbe già arrivare il raddoppio, e ad ispirarlo è Pezzotti, pescando all'altezza del secondo palo Roversi, che caccia da buona posizione, ma non inquadra il bersaglio. Nella ripresa la Lazio abbassa i ritmi e trova con estrema facilità la via della porta. Al settimo si fa vedere già Gianci, che brucia sullo scatto Abicella e mette dentro per il rimorchio di Coletta, sulla quale Balbi è costretta ancora agli straordinari. Al quarto d'ora Cianci prova invece a fare tutto da sola, ma sul suo diagonale in corsa l'estremo difensore campano riesce a bloccare a terra. Per Balbi c'è ancora lavoro al 23esimo, questa volta sul capitan Berarducci, prova ad infilarsi in area dalla sinistra, meno a dare la giusta forza alla sua conclusione. Tre minuti dopo la ricerca del raddoppio può finalmente considerarsi conclusa. Grassi lotta con Porticella al limite dell'area, le scippa il pallone e calcia come può, tirando fuori dal cilindro, un effetto che scavalca Balbi e si infila in rete per il 2-0. In pieno recupero, Polverini trova però l'Eurogol che riapre di colpo la gara, mettendo un pizzico di pepe sulla coda di un match che al tipice fischio finale sorride solo la Lazio. Vincono le ragazze di Sedeman che inanellano la quarta gioia consecutiva e rimangono incollate alle primissime posizioni. In vista della dedicata trasferta di Palermo, tre punti pesanti che tengono il primo posto ancora in bella vista per Berarducci e compagne. Abbiamo sofferto all'inizio, ma poi piano piano il gol è arrivato, ci siamo mangiati un sacco di gol, però sfiga tutto quanto, ma un po' di fortuna ogni tanto ci vuole pure a noi. 1-0 porta la tua firma, c'è una dedica particolare quest'oggi? Una dedica particolare? A mio papà. Mio papà che oggi non c'era, gli ho mandato un messaggio dicendogli che doveva essere lì in tribuna. E niente, lui non c'era, io ho segnato ed è solo per lui. Importantissima perché se oggi fallivamo qui era una sconfitta totale. Invece ci ha detto bene, abbiamo lottato, abbiamo vinto e punto. Eravamo nettamente più forti. Abbiamo fatto un buon primo tempo, un grande primo tempo, abbiamo creato tanto, il portiere loro ha parato tanto e abbiamo sbagliato tanto perché potevamo fare sicuramente meglio. Mi dispiace un po' per il secondo tempo che siamo entrati in campo con un'altra testa e non siamo riusciti a proporre il gioco che abbiamo fatto il primo tempo e abbiamo pagato alla fine con un gol loro. Noi sono due volte che giochiamo con loro, fanno due euro gol, due tiri, due gol, ce lo prendiamo, abbiamo vinto, l'importante era quello,
però mi dispiace perché ho detto nella seconda parte non siamo andati fluidi come nella prima parte e ci dobbiamo lavorare con questo. Più sfortuna o più mancanza di quel pizzico di cinismo che magari in alcune situazioni può decidere la partita prima? Ma io dico primo tempo 50 e 50, secondo tempo ci è mancata proprio la testa e la cattiveria di chiudere veramente la partita. Secondo me l'analisi è questa, poi dal campo si vede questo, poi magari da fuori si vede un'altra partita.